Ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete. Oggi parliamo di Magic perché vi ho portato il mio nuovo mazzetto. Oggi farò una tech profile, però un po' più particolare, diciamo a ritroso, quasi a ritroso, nel senso che vi spiegherò proprio la composizione del mazzo e poi come l'ho montato io e da lì vi fate la vostra checklist, sempre se non la troverete prima o poi, o in descrizione o tra i commenti. Ok, partiamo. Volevo fare un deck, sia per me sia perché me l'avevano pure richiesto, un deck mago. Sono andato, ovviamente parlerò e parliamo di standard. Sono andato a prendere un po' tutte le carte mago. Per farlo un mazzetto mi hanno chiesto possibilmente aggressivo, visto che in questo momento si può perché ci sono tanti maghi aggressivi e sfiziosi. Vediamo che cosa ha buttato giù il vostro nonno della rete. Partiamo con, diciamo, il mago più aggressivo, e ovviamente si parte dal mana drop a 1 con le carte umana. 4 Calcalava Ghitu, umana 1-2, finto mago umano ovviamente, fintanto che nel tuo cimitero ci sono due o più tra istantanee stregonerie, prende più 1 più 0 e ha rapidità, perciò tranquillamente può diventare una 2-2 con rapidità pure in futuro. E ho voluto accoppiare con i ormai, oltre a domare le tempeste, domano anche il gioco di Magic, fortissime sirene, pirata e anche mago. Volano, si possono sacrificare con mana blu, neutralizza magie o abilità che bersagliano una creatura che controlli o te stesso direttamente. Umano 1-1 volare. Eppure evasiva. La carta che ho scartato perché mi sono fermato qui con i drop a 1 come creature è un tritone a mana che sacrificandolo una creatura che è entrata in gioco viene rimossa. Una creatura quando viene giocata non da mano, non lanciata. E questa l'ho voluta levare, questa ve la consiglio di side, un bel 3x. Quando ci sono certi mazzetti o col nero, con il verde o verde e neri, quelli vanno benissimo. Passiamo ai drop a 2. 4 Piromante Viascino, visto che mi volevo tenere nell'aggro, ho trovato vari drop a 2 mana e lui ha vinto la selezione insieme alle tritone insidiose. Quindi a 2 mana abbiamo una 2-1 che quando entra in gioco fa 2 danni a Planeswalker o giocatore bersaglio, e una 2-2 con lampo che quando entra in gioco tappa una creatura e gli fa perdere tutte le abilità fino alla fine del turno. Lampo fortissima. Carte scartate, vabbè, una maga della Gilda della Lega che ne sa proprio poco. Forse in draft ne sa qualcosa lei, perché quando andremo a vedere i standard in stregonerie nemmeno abbiamo tanto bisogno di quello male in meno per spendere, secondo me, anche se è stata indecisa, una delle poche carte con cui sono stato indeciso fino alla fine. Queste due non mi piacciono, almeno non in questo deck. 2 ma 2 1 con 5 vi fa pescare una carta e lei scarta e pesca, no, anche no. Perciò l'unica indecisione ce l'ho sullo goblino mago. Poi carte pure che ho lottato. Lei che quando viene bersagliato il mago si bersaglia pure alle altre creature. Però come andremo a vedere di magie istantanee o stregonerie che bersagliano creatura ne monto una, perciò no. Lei invece la vorrei mettere, però secondo me ci rallenta solo e dura pochissimo. È una 2 mana 2-1, purtroppo 2-1, che quando se una creatura entra in campo
deve attivare un'abilità o si raddoppia. Perciò le abilità innescate di quando una creatura entra in gioco le fa raddoppiare. Tipo lei fa fare 4 danni, la Tritonia insidiosa fa tappare 2 creature. Fortissima, però non è questo il mazzetto e il luogo in cui montarlo col mago. Invece una carta sinergica che va bene con i maghi, saliamo a 3 mana sempre per le creature, volare, rapidità, mettiamolo il vento di brace, e ogni volta si lancia magia, danno o stregoneria, tutti i maghi che controlli prendono +1/+1 fino a fine turno. Dite di no a questa carta e allora non stiamo capendo niente di Magic. E infine la maga dell'esclusione, 3 mana 2-2. Quando entra in gioco, fa riprendere in mano una creatura al proprietario. Infine, non fine, lei è l'ultima creatura, veramente l'ultima creatura del deck. 4 mana 3-3 lampo. Vabbè, gli altri ma come abilità statica, gli altri maghi che controlli prendono +1/+1. Invece, come abilità innescata, quando entra in gioco, se c'è un'istantanea o stregoneria da copiare, la copia. E puoi trovare nuovi bersagli per quella magia. Perciò la puoi utilizzare sia sulle tue tecnologie, sì, sia analoso che controlli. Perciò quando giochi una magia istantanea stregoneria la copiamo e in più da +1/+1 a tutti i maghi. E questa è la mia board di creature. L'unico mago che ho scartato da 4 in poi è Nimizzet, che è un mago drago, però 6 mana è troppo, qua 4 mana, e poi questo è un potenza creatura, insieme a lui ne crea di cose fighe, però questo va in altro mazzo, control e basta, questo è da control, non è da agro. Allora di agro troviamo a 1 mana stregoneria o mana rosso, massimizzare la velocità, una creatura a bersaglio prende +1/+1 e ha rapidità fino a fine del turno. E più ha la carica d'avvio che la si può giocare al cimitero. Bella carta. Bella stregoneria proprio. Un mana per perfora magie che neutralizza la magia non creatura se il suo controllore non paga 2. Scusate, raga. Il fuoco degli stolti si spegne. Istantaneo per. Diciamo per primeggiare almeno la partita iniziale, uno qualsiasi control o per dare fastidio all'avversario e basta. Quattro bellissime stregonerie con un mana blu, un mana incolore, peschiamo due, se non si è attaccato si scarta, altrimenti se si è attaccato non si scarta. Con due mana peschiamo due belle carte. E queste 4 per. A forza. Invece due colpi di fulmine e un batter d'occhio. 3 danni e rimbalzino con il potenziamento per pescare. 4 folgore dello stregone a 3 mana. 3. Bella. Fattore di rischio istantaneo che fa fare 4 danni all'avversario a meno che non ti fa pescare a te tre carte e in più la si può giocare al cimitero scartando carte pagando il suo costo. Instant. La mono, atto di tradimento, ti rubi una creatura, carta stregoneria 3 mana dell'avversario, la stappi a rapidità e in più il mono banfire. Non si sa mai come va la partita. Un male X. Se X è maggiore a 5, di 5 non può essere né neutralizzata né prevenuto il danno e fa X danni. Le carte che diciamo ho scartato era Ionizzare che neutralizza la magia avversaria e fa fare 2 danni, però onestamente di counter diciamo nel primo match ho dovuto montare i due performamagie. Perciò ho scartato anche lei che però possono trovare tranquillamente spazio in side come altri batter d'occhio, come pure il Dragonauta che è una di quelle creature che è figa, però se
si diminuiscono un po' le creature, si monta altre istantanee e si gioca con la 1-3 che si pompa. Però più counter, qualche altro batter d'occhio, qualche altro colpo di fulmine, e casomai lei, che è una bellissima carta. Esplosione, espansione, esplosività. Con due mana splittate tra blu e rosso potete copiare una magessa, andare in stregoneria che costa 4 meno. Di vostro tutto, dell'avversario dipende, però siamo molta. Molta roba da copiare in questo meta, da 4 meno istantaneo di stregoneria. E mentre l'altra fa X danni e fa pescare pure, però diciamo solo per la prima. E questo è il deck mago. Finiamola con le terre, tanto sono 4 montagne, 3 isole, queste sono quelle basi, 4 cascate sul fune, 4, mettiamola, la foil. Quattro fumarie di vapore, quattro territori non rivendicati, per dire mago, perciò avere più semplicità, sia per fare più cose insieme con qualsiasi mana, perciò abbiamo 12 mana di qualsiasi colore, diciamo, che a noi ci serve, e sia pure per giocare col doppio blu. E infine, il mono spacchino, terra non base, che ci fa cercare pure terra base. Di questo pure ne monterei uno di side, uno di side, uno di side, uno di side, pure due forse, un paio di side, due, tre o tre, due. E questo per lo più è il deck mago. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa recensione un po' diversa dal solito. Partiamo come costruire veramente un mazzo. Si inizia sempre da cosa voler fare, la tipologia di carte che si vogliono utilizzare, una curva di mana, può essere pure con creature da 10 mana, però si deve essere in modo, non è che l'avversario guarda noi, perché poi i deck devono essere giocati per i tornei e per le partite, e devono cercare di vincere. Fatemi sapere tutto con i commenti, mettete il like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi alla pagina se volete seguire tutto il mondo dei fumetti e dei giochi di carte collezionabili. Grazie a tutti per il supporto, raga, alla prossima!